Com'è andata questa prima edizione delle Iene con Belen Rodriguez? A raccontarcelo quest'oggi, insieme a mille altre cose, è Teo Mammucari in persona, il conduttore, raggiunto da Massimo Falcioni di TV Blog, ha fatto un bilancio di questa sua recente fatica televisiva al fianco della modella argentina. Al suo debutto in veste di vera e propria conduttrice e non più soltanto di semplice valle. A quanto pare, stando alle parole di Teo Mammucari, il bilancio finale è più che positivo. Belen, alla fine, se la sarebbe cavata in modo più che discreto. Tra l'altro è stato proprio Teo Mammucari a volerla al suo fianco. Considerato che già in passato i due avevano avuto la possibilità di lavorare insieme, era stato a Tu sì che vales che i due si erano incrociati sul lavoro per la prima volta. Una situazione in cui Mammucari si era subito reso conto del talento alla conduzione di Belen. Nonostante il giudizio conclusivo sia dopo tutto positivo, c'è da dire che l'inizio di questa nuova edizione delle Iene è stato decisamente in salita. Belen Rodriguez in particolare si è mostrata molto diversa rispetto al suo solito. E non soltanto dal punto di vista. Secondo Teo Mammucari è stato quindi necessario rimettere in riga la collega argentina. Ma da che punto di vista? Ecco il commento del conduttore a riguardo. Il problema non era il look, bensì un atteggiamento che doveva abbandonare. Belen doveva imparare a prendersi in giro. Ad ironizzare, andava trovata la chiave. Per lei è stato difficile. Era un'avventura nuova. Ho apprezzato il rischio di parenti. Non era facile prendere un format come quello e stravolgerlo. A questo punto, Teo Mammucari spiega come si è arrivati a quella formula magica che ha permesso al programma di ingranare. Certo sono servite circa 3 o 4 puntate, ma alla fine la Belen, domata, si è rivelata una risorsa molto importante per la trasmissione. A proposito, Mammucari ha, dopo 3-4 puntate il programma ha preso il verso giusto. È decollato. Belen era arrivata con l'atteggiamento di chi dice «conduco». Le ho fatto capire che il successo di una conduzione si fonda sulla complicità. Non te la puoi inventare sul palco se non ce l'hai nella... Se ti fidi, devi lasciarti guidare. A quel punto puoi divertirti. Una volta che sei entrata nel gioco, ti lascio in mano il prodotto. Non sono uno che soffre gli spazi. È una delle vere capacità che ho. Bisogna giocare come si fa al barco. Piano piano questa cosa è uscita. Ho puntato su Belen e sono felice. Purtroppo lo sanno in pochi. Ma nella vita privata lei è simpaticissima e quella simpatia non se la doveva tenere a casa.